Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e benvenuti sul circuito di Franciacorta per il secondo round stagionale dei trofei Wheel Up Motoestate 2017. In cabina di commento con voi, come sempre, Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net e Andrea Tomio, pilota della Race Attack 600. Buongiorno ragazzi. Un evento organizzato in grande stile questo da parte di Sprint House, l'organizzatore dei trofei Motoestate, con tantissime attività nel paddock, oltre a quelle naturalmente presenti in pista. Infatti per il pubblico che vuole assistere alle gare, quello di Franciacorta è sempre un evento top. Sì, c'è sempre di tutto dentro, dal trial alle minimoto. Esatto, davvero un evento ricchissimo, come hai detto tu, lo spettacolo di Fabio Lenzi con la sua combriccola di pazzi che fanno spettacolo col trial nel paddock, e il pullman blu della Polizia di Stato, la guida sicura, quindi i primi passi per la guida a bordo di una moto. I bambini possono gratuitamente fare un corso di guida. C'è lo spazio per i bambini. E tu che sei istruttore di guida sai bene quanto sia importante questo. Importantissimo. E poi i bambini ancora più piccoli possono essere lasciati in un'area con il gioca bimbi, dove possono giocare tutto il giorno seguiti da delle animatrici. Queste sono alcune delle tantissime attività presenti oggi nel paddock dell'autodromo di Franciacorta. Ora noi partiamo come sempre con la sigla e poi andiamo ad assistere alle gare di questa giornata. Campionato italiano junior, categoria mini GP, una delle categorie in assoluto più divertenti e più emozionanti di tutto il panorama motociclistico italiano. La prima gara di Varano è stata una guerra, con l'arrivo al photo finish con 5 moto arrivate sotto la bandiera a scacchi appaiate, davvero una gara straordinaria. E questo dimostra l'altissimo livello di questo campionato. Non per niente è un campionato italiano a tutti gli effetti, quindi un CIV. E i pilotini che vedrete oggi qui in questa gara, teneteli d'occhio, perché chissà che un domani non li vedrete al mondiale MotoGP. Andiamo a vedere quindi qual è lo schieramento di questi piloti che oggi si sfideranno sul circuito di Franciacorta, una versione ridotta del circuito di Franciacorta. Infatti alla curva 8, anziché svoltare a sinistra e andare verso la curva 9 e la parte lontana del circuito, si raccorderanno subito per arrivare alla staccata del terrapieno e chiudere così il giro. Proprio per questo i tempi che vedremo sono tempi molto molto bassi, tempi addirittura inferiori al minuto, proprio perché corrono in una versione ridotta della pista. Su questa griglia di partenza 26 moto si sfideranno oggi e ne vedremo di tutti i colori, con la pole position straordinaria di Andrea Natali. Con la sua mini GP numero 3 ha stampato il tempo di 55 e 322, davvero un risultato importantissimo per questo pilota che partirà davanti, ma dovrà stare attento alle scie che i piloti prenderanno alle sue spalle. In seconda posizione Colin Weyer con la sua moto numero 95, pilota olandese, col tempo di 55 e 328, 6 millesimi che lo separano dal poleman. Un'inezia, un ricciolo di gomma che li ha separati, ciononostante partirà alle spalle da Natali. Terza posizione per Nicola Chiarini, autore di una vittoria straordinaria a Varano davanti a Manuel Rocca e Alessandro Morosi, mentre in sesta posizione troviamo Mattia Rato, distaccato di 15 millesimi da Morosi che lo precede. La cosa incredibile di questo schieramento è vedere i distacchi, che sono intorno all'ordine dei millesimi, al di là dei primi due che hanno fatto un altro sport dando 4 decimi al terzo. Da qui in poi è tutto serratissimo. Settima posizione per Gabriele Mastroluca con la moto numero 80, ha girato i 56 e 066, 46 millesimi solo lo separano dal pilota che lo precede, Mattia Rato. A seguire troviamo Filippo Bianchi, Manuel Margarito e Luca Lunetta, col tempo di 56.338, questo giovanissimo talento che l'anno scorso vinse la pre-mini GP, quest'anno in mini GP si trova a dover lottare con dei piloti che hanno già esperienza in questa categoria, quindi deve ancora
trovare la quadra giusta per potersi rimettere davanti a tutti come aveva fatto in premini GP. Alle sue spalle Lorenzo Azzori, distaccato di 3 decimi da Luca Lunetta, con la moto numero 59 ha girato in 56.645. Lorenzo Azzori, uno che potrebbe essere uno dei protagonisti di questa gara. Ricordiamo che con il gioco delle scie l'undicesimo potrebbe ritrovarsi primo nel giro di poche curve. A seguire Coverentin Savary, seguito da Nicolas Fruscione con la sua moto numero 48, 56 e 879 per il pilota del team Pasini. Sono tanti i piloti del team Pasini schierati oggi su questa griglia di partenza. Parte tredicesimo davanti a Daniel Angeli con la sua moto numero 32, ha girato in 57 e 157. Parte dalla quattordicesima casella di questa griglia di partenza, a metà di questo schieramento foltissimo. A seguire troviamo Guido Fina e Mattia Falzone, che scatta dalla sedicesima casella col tempo di 57.376. Abbiamo quattro piloti in due decimi in questa zona della griglia di partenza. Alle spalle di Mattia Falzone troviamo Jacopo Adriano Osciuc, Emiliano Ercolani e Valentin Savary, pilota svizzero. È incredibile vedere quanto sia internazionale questo schieramento, con piloti che arrivano non solo da tutta Europa ma addirittura da tutto il mondo, come vedrete tra pochissimo. Ventesima posizione per Davide Cangelosi, seguito da Mattia Molino con la moto numero 121, scatta in ventunesima posizione, manco a farla apposta, alla stessa posizione del suo numero 57 e 981, il suo miglior tempo, seguito dalla moto numero 155 di Mattia Volpi, 22esimo, 58 e 036, il suo best lap, che lo fa partire dalla prima posizione dell'ottava fila davanti a un pilota che per arrivare qui a Franciacorta di strada ne ha fatta. Stiamo parlando di Maxwell Toth, che arriva direttamente dalla California, San Francisco, 59 e 047, il suo best time con la moto numero 27. Parte davanti a Michele Nappi, che ha avuto qualche problemino in qualifica, infatti è stato uno dei pochi piloti a non scendere sotto il muro del minuto. Sicuramente con il traino che avrà dei piloti di fronte a lui nel corso di questa gara potrà fare un gran bel risultato. Scatta col tempo di 1.00.954, mentre chiudono lo schieramento Osuna Saez in 25esima posizione e Simone Zennaro 26esimo. Edo, 26 moto in griglia, a Varano hai visto la guerra che è stata, qui oggi cosa ti aspetti? La seconda guerra mondiale. La prima l'abbiamo già vista. Se Varano era la prima, questa è la seconda. Capitolo secondo. Sì, anche perché l'abbiamo visto anche l'altra volta, andate a vederla su YouTube, una gara incredibile. E oggi con un rettilineo ancora più lungo, le però scie. L'altra volta era una gara con le gomme Rain, giusto? No, era sull'asciutto. Ah, mi ricordo male. Sì, era l'anno scorso con le Rain. Ah, è vero. La scorsa gara era sull'asciutto, però... Cavolo, qua a Franciacorta il rettilineo è anche forse più lungo di Varano, quindi qua le scie... Qua le scie saranno fondamentali. Fondamentali, assolutamente sarà fondamentale. E più che altro per chi vuole fare risultato l'importante sarà non perdere il trenino, perché nelle piccole cilindrate senza scia andare a prendere il gruppetto davanti è molto molto dura. E soprattutto o voli oppure non esci primo dall'ultima curva. Perché sai, chi esce prima all'ultima curva non è detto che arrivi primo sotto la bandiera. Beh, ma Franciacorta il traguardo. Ah, l'arrivo subito lì. Attenzione, è vero. Mugello qua. È vero. Hai ragione anche tu. Lo scopriremo alla fine di questi 9 giri di questa gara della Mini GP, campionato italiano velocità, con questi due tempi che cantano sul rettilineo del circuito bresciano. Bandiera verde che segnala che tutto pronto per l'inizio della partenza del secondo round stagionale. Cantano i motori, i piloti giù in carena, pronti a staccare la frizione. Si parte. Partito molto bene dalla pole position Andrea Natali. Alle sue spalle vediamo Colin Weyer, partito molto bene. Anche Chiarini si accoda. Intanto Colin Weyer gira in seconda posizione alle spalle di Natali, che ha staccato davvero fortissimo. Anzi, forse non ha neanche frenato, perché non so... Oh! Mamma mia, Volpi all'esterno di Maxwell Toth, dove è andato a infilarsi. Impressionante il sorpasso di Volpi. E qua preparatevi, perché li vedrete passare in qualunque punto possibile. Non hanno ritegno questi ragazzi, non hanno una concezione del rischio, vanno a infilarsi dappertutto. Ahiaiaiaiaia. Quella è una caduta. Ho visto una caduta con la coda dell'occhio sulla destra. Alla variante 5-6 intanto in bordcamera con la moto di Azzori, che viene passato dalla moto 48. Mamma mia. La moto numero 48 di Fruscione, che ha passato Azzori. Azzori per un attimo ha provato a rimettersi dentro, ma mamma mia.
cosa ha fatto Fruscione. Comunque è la prima volta che vedo il circuito corto di Franciacorta, è veramente interessante. È strano, non è solito vedere una moto passare di là. Intanto Natali, sempre al comando, viene passato da Colin Veyer, che approfitta della scia. Passa anche Mastro Luca, che si porta in seconda posizione. Grande inizio di gara di Gabriele Mastro Luca. Intanto ancora Azzori ha preso la scia di Fruscione. Questa volta lo va a passare alla prima curva. Ho come l'impressione che non frenano qua. Ma hai visto che frenano praticamente quasi già dentro la curva. Impressionante. La velocità è assolutamente ridotta. Onboard camera sulla moto di Lunetta, che va nel cordolo per evitare un contatto. E guarda qui come al minimo errore, o comunque al minimo dover correggere la traiettoria per non pigliare quello davanti, guarda quanto perdi. Infatti ha perso la posizione. Davanti a lui c'è Daniel Angeli. Occhio. Che ha ripreso la casella. Maxwell esce forte dalla 4 e tiene il trainino di Volpi. Lì davanti devono andare a prendere questo gruppetto qua, in cui c'è anche Lunetta, che viene passato in questo momento da una moto che si infila davanti a lui, guadagna un'altra posizione. Mamma che inizio di gara da paura. Lunetta dentro all'ultima curva si riprende la posizione. È impressionante quanto sia frenetico il ritmo di questi piloti, quanto vadano forte. Ma assolutamente sì, poi è un campionato italiano, il livello è altissimo, ci sono team importanti e future promesse su quelle moto lì, quindi è normale che vengano fuori gare di questo tipo. Stiamo rivedendo la partenza di Mattia Molino, che è partito bene, ha sopravanzato la moto che aveva alla sua destra, poi non ha avuto lo spunto per andare a prendere il gruppo lì davanti. Onboard camera sulla moto. Guarda che strumentazioni montano queste, cioè queste moto, che fa paura, sono degli aerei. E guarda quanto ha perso in partenza Rato, ha avuto qualche problema, è partito un 14.243 giri, sono tanti, non li fanno i 1000 adesso quei giri. Vabbè, è un discorso diverso quello, però per dire, comunque per un due tempi sono tanti, sono giri. Tanti, tanti. Non ho idea di quanto giri mediamente un due tempi. Un po' meno. Rivediamo la partenza, cioè, di Savary. Dipende da come è costruito il motore, dipende dall'esagio, corsa, da che tipologia di motore è. Savary Valentin è partito fortissimo, avrà guadagnato almeno 6 posizioni solo in partenza, e poi qui non ha avuto la malizia di non frenare alla prima curva ed è stato ripassato. Guarda qua che spettacolo alla curva 4 in partenza, guarda che immagini. Pazzesco. Da paura vedere quanti sono, quanto siano vicini. Guarda la manata di gas che gli ha dato. Che traverso! Oh! Che traverso! Mamma mia! Chi è il 13? Numero 13, Mattia Rato, manata di gas. Ragazzi, di traverso. Che traverso! Da paura! Non si vede tutti i giorni un traverso con le mini GP. 40. Guido Fina, 40. Guido Fina, Tony Elias. Sì, è vero. Non si vede tutti i giorni un traverso del genere. E comunque c'è da dire, era la quarta curva e la curva 4 è la prima sinistra. Gomma fredda, la moto scappa, è stato bravissimo a farlo, a tenere giù, sembrare come fosse tutto normale. Ma io l'avevo visto ancora prima che si intraversasse, ho proprio visto la mano che ha preso il gas e ha detto c'è. Ciao, grazie. Te lo do tutto il gas. Mastro Luca anche qua in uscita dalla curva 4. Torniamo di nuovo in diretta con la gara con Mattia Molino, che si trova in 18esima posizione. Lì davanti ha un bel trenino da andare a prendere, perché se prendi quel trenino e li passi tutti, cosa che con le scie non è per niente utopico. No, non è improbabile. Li vai a prendere. Onboard camera. Intanto Meyer, no, è Veyer che è ripassato in testa? Dovrebbe essere Mastro Veyer, Luca, il secondo. Mastro Luca secondo, mentre Natali è lì che segue da vicino. E dietro di loro hanno anche Margarito Rocca, che seguono a breve distanza. Ragazzi, Veyer è straniero, olandese. Viene qua e bastona tutti, attenzione. No, raga, se ci facciamo battere dall'Olanda, io veramente cambio nazione e vado a commentare le gare in un altro paese. Pazzesco. Mi raccomando, portate in alto il tricolore. Qui dietro, battaglia ripresa da Daniel Angeli con il pilota davanti a lui, che non riesco a capire chi sia, non sono riuscito a intravedere il numero. Dovrebbe essere Corentin Savary, che sì, si trova lì davanti. Guarda che pieghe che fanno. Allora, io voglio dire una cosa: quando abbiamo fatto quel video in cui parliamo del lasciar scorrere la moto e della sensazione alla velocità, guarda che figata le scie. Tu guarda quanto van forte in curva ste moto. Fa paura. Beh, guarda che montano delle gomme completamente diverse rispetto a quello che abbiamo guidato noi. No, ma ci fa paura. Guardali qua in 5 alla prima curva con Falzone, che guadagna 5 posizioni, anzi 4. Lunetta va a frenare, anzi non frena, mentre gli altri frenano e tiene la posizione. Bellissima la traiettoria di Lunetta, bravissimo in questo settore. Sì, fortissimo, davvero, sta tenendo testa a tutti quanti. Natali ancora qua in lotta. Mamma, un pilota che ha alzato il braccio lì in piena traiettoria. Mamma mia.
Per un attimo, no, l'ho visto dentro. Più che altro per Natali, tentare un sorpasso su Veyer in quel punto è veramente molto rischioso, perché se Veyer gli chiude la traiettoria davanti c'è il rischio di passare sul cordolo e lì magari poi ti si chiude gli anteriore. Sì, Daniel Angeli in lotta con Falzone dentro! Dove è andato a passare? Con la moto quasi sul cordolo, arriva anche l'arco! Fa niente. Io tengo giù, fa niente. Mamma mia, che imbarcata che ha preso. È come Misano quando fai il curvone in pieno e magari sensazioni brutte, esci fuori, poi ritorni dentro. Sì. Fa niente. Ancora di nuovo una volta, Veyer in testa davanti a Mastro Luca e Natali che guarda sempre dalla terza posizione, aspettando il momento giusto. Falzone passa Daniel Angeli e si mette in tredicesima posizione alla prima curva del circuito di Franciacorta. Guarda come sono bravi a rimettersi in carena tra una curva e l'altra. È fondamentale. Maxwell viene passato da un pilota che si mette davanti anche a Volpi e riprende la posizione frenetica. Vedere l'onboard camera di queste moto mi dà l'idea di vedere un onboard accelerato del 100%. Non so se a te dà la stessa impressione. Sì, è vero, sembra accelerato, ma in verità guarda, hai visto come stanno in carena questi ragazzini. Mamma, a proposito di cordo, sul cordolo con la moto piegata e staccata, robe che una persona sana di mente non andrebbe a fare, e questi vanno a fare così. Guarda Volpi, che roba. Occhio. Da paura, il sorpasso ma di Volpi. È un replay? No, ok. È tutto in diretta. Stiamo vedendo in diretta quello che sta succedendo e ci stiamo strappando i capelli qua in cabina di commento. Si rientra di nuovo qui in traiettoria. Aia! Questo è Savary. Corentin si tocca anche la schiena, deve aver preso una botta. Mi sa che ha fatto i side. Sì. Aveva già preso un'imbarcata prima, se ben ti ricordi. Sì. E c'era l'onboard di Froscione, può essere dietro di lui, se non sbaglio. Sì. Purtroppo si riparte, anche se le mini GP hanno pochi cavalli, nell'ultima curva di Franciacorta si riparte veramente da una velocità molto bassa, quindi quando dai la manata di gas può capitare che scappi. Sì, purtroppo a volte succede di vedere questi incidenti, soprattutto l'ultima curva, mentre Natali, Veyer e Mastro Luca pensavano di essere solo loro a giocarsi la vittoria, ma dietro di loro si è creato un altro gruppetto in cui è entrato anche Mattia Rato, che potrebbe andare a dire la sua e potrebbe anche andare a prendersi addirittura un podio, chi lo sa, andare a prendersi anche una vittoria, potrebbe essere davvero una situazione molto interessante. Mentre mancano 3 giri alla fine di questa gara, occhio al riquadrino in basso a destra, brevissimo spot pubblicitario, torniamo subito con voi per la fine di questa gara. Nuovo Kobo Track Tracer. Non solo un cruscotto plug and play, ma anche un acquisitore di dati telemetrici. Scarica i dati telemetrici tramite Bluetooth e visualizzali su PC e tablet. Carica le telemetrie sul cloud e condividile coi tuoi amici sul portale Racebooking. Il cruscotto è compatibile per Honda CBR 600RR e Yamaha R6. Acquistalo ora su www.koboforbikers.com. Kobo Track Tracer. Let's know your performance. Siamo tornati di nuovo con le immagini della gara, qui in diretta con Falzone che prende la scia del pilota di fronte a lui e va a guadagnare un'altra posizione e si porta in 14ª piazza. Natali esce fortissimo, prova ad attaccare Veyer alla curva 5, dentro il sorpasso di Natali che si riprende il comando della gara. Ancora prima di aspettare di prendere la scia sul rettilineo ha deciso di chiudere la questione qui alla curva 5. Se intanto Angeli passato da un altro pilota della mini GP, dove è andato a infilarsi e come ha tenuto giù Angeli, è impressionante vedere dove frenano lì alla curva 5-6. Pazzesco, davvero. Comunque, se tu guardi l'inquadratura frontale della curva 5, è pazzesco come frenino talmente sotto la curva che prima cominciano a piegare la moto, poi iniziano a frenare. E sì, se tu hai notato, attenzione, qua c'è un ritiro per guasto Chiarini, tecnico. Chiarini. Tra l'altro qua ci sarà un bel duello adesso fra Colin Veyer e Natali. Comunque ti stavo dicendo, l'ultima parte della pista la fanno di sesta piena. Pazzesco, impressionante vedere come stanno guidando. Intanto ancora un board camera su Maxwell Toth che continua a darsi botte qui con Volpi che viene passato di nuovo in scia. Vediamo se riesce a riprendere la scia e andare a ripassarlo. Non basta il rettilineo, ma si vede comunque come questi due ormai è diventata una questione d'onore tra loro due. Intanto board camera su Savary che si trova subito davanti a loro, che è il fratello di Valentin. Sì, lui, sì, Savary è il cognome, Valentin è il nome.
e si trova in 16ª posizione, il fratello di Corentin, che è caduto il giro scorso. Sì, esatto. Gol camera su Natali, che adesso all'ultimo giro di gara prova a prendersi il comando della gara con Weyer davanti, e saranno botte da Orbi qui per questa fase finale della gara. Arrivano tutti giù in carena. C'è anche un doppiato. Natali in seconda posizione, Weyer primo, e qui davanti ancora lotta con Mastro Luca, che prova a riprendersi la terza posizione. Per un attimo la telecamera staccato, torniamo on board sulla moto di Lunetta, perché anche qui dietro continua la battaglia per posizioni importantissime ai fini dei punti, ai fini del campionato. Natali va a passare il doppiato e passa anche Weyer, si porta al comando della gara alla curva 3 e 4. Questo potrebbe essere un sorpasso decisivo, perché potrebbe essere una fase importantissima di questa gara. Onboard camera sulla moto di Michele Nappi, che abbiamo visto poco fa, purtroppo è un po' attardato, non riesce a tenere il passo dei primi, sta facendo una gara abbastanza in solitaria. Torniamo qui di nuovo nel gruppone in bagarre con Mattia Arato con la moto numero 13, telecamera on board sulla sua moto. Oh, sesta piena fanno questo pezzo della pista, da paura, ancora in lotta con i piloti qui davanti per andare a portarsi a casa la vittoria. Ha perso una posizione qui all'ultima curva, lì davanti. Nel frattempo Natali passa sotto il traguardo e vince la gara davanti a Colin Weyer. Una gara straordinaria per Natali davanti a Weyer, mentre Rocca chiude in terza posizione a seguire Margherito Mastro Luca Rato. Lunetta chiude decimo, per poco non andava a prendere una posizione. No, ma l'ha presa, eh. Sono arrivati, perché, sai che l'arrivo è prima, eh. Ma è Angeli o è Fruscione che ha passato? Ah, tu l'hai visto? Io ho visto per due fotogrammi una moto. È una moto di Pasini, quindi Fruscione. È Fruscione. Quindi ha chiuso davanti Fruscione. Sì, perché Fruscione lì poi vedi ha sfollato la marcia, però era già passato il traguardo. Sì, da paura davvero. Questa fase finale di gara impressionante. Non c'è neanche vedere il tempo di dire le cose queste, no, gare qua. Assolutamente no, non c'è neanche il tempo di... Vedi, è pazzesco, vedi il tornantino che è la curva 6, 8, giusto? Sì. Non me lo ricordo mai, non vedo. Io dico, quella curva là... E faccio l'istruttore a Francia Corta. Dalla curva 8 poi si taglia a destra. E non l'avevo mai visto questo taglio, davvero. Comunque è bellissimo. Sì, davvero. Bellissima questa immagine in super slow motion di Natali che festeggia. E ha fatto un gran bel duello, Sì, davvero un duello incredibile che hanno fatto qui davanti. Andiamo quindi a rivedere l'ordine d'arrivo con la vittoria di Natali, che è arrivato in volata su Weyer, 4 decimi di vantaggio. Incredibile quello che è riuscito a fare. Ma i primi 7? Sì, i primi 7 in 4 secondi. Incredibile. Weyer è arrivato secondo davanti a Rocca. Quarta posizione per Margherito, quinta posizione per Mastro Luca, sesta posizione per Mattia Rato, settima posizione per Bianchi. Questi sono i primi 7 arrivati nello spazio di 4 secondi. Poi a seguire troviamo Azzori, Fruscione, Lunetta, Angeli, Fina, Cangelosi, Osciuc, Falzone, Savari, Molino, Ercolani, Volpi, Toth, Osuna, Saez, Michele Nappi, Moroso, Zennaro e Chiarini, che purtroppo è stato vittima di un incidente alla prima curva, al primo giro, alla quinta curva, e da lì poi ha condotto una gara purtroppo solo per arrivare al fondo, sperando di portare a casa punti, ma così non è stato. Edo, il sorpasso di Natali alla curva 3 dell'ultimo giro è stato fondamentale. Diciamo molto consistente e pulito. Sì. E nel momento giusto, senza andare lunghi, e si è messo davanti e diciamo che è parente di quello di Perseguin, dai. Sì, è vero. Sorpasso perfetto, no, più che altro è stato un sorpasso concreto fatto nel momento giusto, infatti gli ha portato la vittoria. Assolutamente una grande manovra quella di Natali, che così si è guadagnato la vittoria all'ultimo giro, con un Weyer che è arrivato proprio lì in volata alle spalle di Natali e per poco non poteva portarsi a casa la vittoria. La prossima gara del Moto Estate e del Chief Junior sarà a Cervesina. Loro la fanno? La fanno, no, la faranno a Modena. Ah, la faranno a Modena. Esatto, okay. La faranno a Modena il 17-18 giugno e poi da lì si staccheranno dal Moto Estate per continuare il campionato in altre piste più piccole e dedicate proprio alle categorie junior. Quindi noi vi invitiamo a venire a Modena il 17-18 giugno per vedere la gara del Moto Estate, in cui saranno presenti anche i piloti del CV Junior. Qui da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ci si vede a Modena. Ciao.